Per questa ragione l'Italia continua a lavorare alla creazione di strumenti di debito comuni dell'Eurozona, che possano finanziare gli sforzi messi in campo dai governi e costruire un'adeguata linea di difesa. Si è ragionato anche in questi giorni di corona bond. Non è una formula linguistica che mi fa impazzire. Propenderei forse, se devo dare un suggerimento, per European Recovery Bond, ma non è un problema di lessico. Nelle ultime ore ho portato avanti un'iniziativa condivisa dai leader di altri 8 Stati membri: Belgio, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, Slovenia e Spagna. Ieri abbiamo inviato una lettera, che ho sentito per telefono, al Presidente del Consiglio europeo Charles Michel, con la quale abbiamo espresso un chiaro punto di vista. L'Europa può affrontare questo shock soltanto facendo ricorso a misure straordinarie, a misure eccezionali. Queste misure devono essere prioritariamente dirette a contenere al massimo la diffusione del virus e a rafforzare i sistemi sanitari dei singoli Stati membri. Devono essere in grado di salvare la produzione e la distribuzione di beni e servizi vitali all'interno dell'Unione Europea, altrimenti a perdere saremo tutti.